Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video dedicato alla Resin OV. Questa volta vado a colorare il bezel dedicato al fiocchetto di Sailor Moon, o perlomeno a me ricorda quello, e spero di non commettere gli stessi errori che ho fatto la volta scorsa. Per chi non avesse visto il video, vi lascio il link qui sotto nell'info box. E devo anche ringraziare tantissimo alcuni utenti che mi hanno contattato in maniera privata e mi hanno dato dei suggerimenti. In primis vorrei proprio ringraziare Make Your Style, che è la ragazza che comunque da cui ho acquistato questi bezel e la Resin OV, quindi è riuscita a darmi qualche consiglio in più. Tra l'altro, apro parentesi, sta facendo proprio da oggi degli sconti sulle resine. Vi ricordate che vi avevo detto che faceva degli sconti a breve? Ha inserito un sacco di oggetti nuovi, in più sta scontando del 20%, e direi che è un buonissimo sconto, tutte le resine. Quindi se volete anche voi cimentarvi a creare qualcosa, buttatevi, lanciatevi adesso che c'è lo sconto, perché vi conviene tantissimo. Io inizierei, ragazzi. Le cose che ci servono sono sempre le stesse: il bezel che andremo a colorare, la Resin OV, i vari pigmenti colorati che utilizzeremo per l'appunto per colorare la resina. Casomai non aveste dei pigmenti, vanno benissimo anche dei vecchi ombretti. Poi uno stuzzicadenti, utilizzerò questo per mischiare resina e pigmenti, e per poterlo fare utilizzeremo come base questo pezzo di carta da forno. Il primo passaggio è quello di attaccare il bezel a un pezzetto di scotch, e mi raccomando, fatelo dalla parte in cui è totalmente piatto, perché il bezel da una parte è leggermente ricurvo. Se lo fate al contrario, la resina sborda, e questo è sostanzialmente uno dei grandi errori che ho fatto nell'ultimo video. Il secondo passaggio è quello di colorare la resina con i pigmenti. Ho messo qualche goccia di resina sulla carta da forno e ora vado a prelevare un po' di pigmento e lo mescolo insieme. Più pigmento andrete ad aggiungere, più il colore sarà intenso. Una volta che il colore è ben mescolato, possiamo prenderlo e metterlo all'interno del nostro bezel. Se vi capita di sbordare, come è successo a me in questo caso, sul pezzo color oro, basta prendere un piccolo pezzo di carta, uno Scottex, passarlo ed il gioco è fatto. Un altro consiglio, ragazze, è quello di girare il bezel ogni tanto per controllare che il colore sia uniforme e non si creino bolle d'aria. Il primo step di colore l'ho finito, adesso vado a colorare le parti più semplici, che sono i due cuoricini. Ho deciso di fare la parte del cuore più grande in rosa e l'altra color oro. Partiamo col mettere qualche goccia di resina sulla nostra carta da forno e poi, come al solito, andiamo a prelevare un po' di pigmento ed andiamo a colorare la resina. Ho completato anche la seconda parte della colorazione, ora manca la terza ed il ciondolo è completo. Ultimo step, come al solito abbiamo messo la nostra resina sulla carta da forno. Come al solito, ragazzi, abbiamo messo qualche goccia di resina sulla carta da forno, ultimo step, e andiamo a colorare tutto con l'oro. Una volta colorato l'intero bezel, non ci rimane altro che farlo asciugare. Io andrò a farlo attraverso la luce del sole, quindi andrò a mettere il bezel sotto un bicchiere di vetro, in modo tale che non ci siano pelucchi vari che vadano ad attaccarsi alla resina, ma voi potete benissimo farlo anche attraverso una lampada UV. Ragazzi, insomma, anche questa volta è successo qualcosa, quella bollicina maledetta che non ho idea di come abbia fatto uscire, mi ha rovinato tutto, però vabbè, devo dire che comunque è molto meglio della creazione dell'ultima volta, quindi un passo avanti è stato fatto sicuramente. Lasciate un like, ragazzi, se vi è piaciuto il video, un commento se volete lasciarmi qualche consiglio in più, e vi ricordo di controllare il sito di Make Your Style in modo tale da poter acquistare la resina scontata al 20%. Io come al solito vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!